Ma buongiorno ragazze, bentornate in un nuovo video. Eccoci di nuovo qua. Oggi che giorno è? Giovedì. Giovedì la settimana sta già terminando, cioè le settimane stanno volando tantissimo. Io adesso vi vado a mettere anche online il vlog che ho girato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, quello appunto dove chiacchiero, principalmente chiacchiero. E niente, dopo devo sistemarmi un pochino di vestiti. Sia qui che laggiù, c'è un po' di casotto, quindi devo sistemare e basta. E poi mi inventerò, inizierò già a studiarmi adesso qualcosa per cena, ma penso farò una pasta, una cosa veloce, anche perché già a pranzo abbiamo fatto un secondo, quindi di solito divido, no? Faccio un po' pranzi, un po' primi, un po' secondi, come capita. E basta, non ho grandi grandi novità. Le ultime ve le ho fatte vedere nel video dove siamo andati di nuovo al mercato, quindi non ho cose particolari da farvi vedere, però ho voglia della vostra compagnia. Adesso Ale sta facendo riposino, Fede devo interrogarlo perché ha una verifica, mi pare o domani o dopodomani, quindi dobbiamo fare un ripastino, però gliel'ho detto, dai. Impegnati, impegnati, impegnati perché la scuola è praticamente finita. Ci cioè, abbiamo fatto il calcolo, sono 11 giorni effettivi di scuola perché togliendo i sabati e le domeniche veramente manca niente che è finita la scuola. E quindi niente, sarà felice, insomma. È felice di farsi un po' di vacanza, anche se avevo letto in qualche post di notizie su Instagram, poi non so se è vero o meno, comunque pareva fosse approvato che terranno aperte le scuole anche d'estate, ma non so se già quest'anno o il prossimo, ma forse solo per non è obbligatorio per le famiglie che vogliono fare tipo delle attività, recupero, fare i compiti estivi insieme. Una sorta di come il pre e il dopo scuola, ma versione penso giornaliera come i soliti giorni scuola. Boh, se voi sapete qualcosa fatemi sapere a riguardo perché non ho più sentito nulla e non so se è una notizia reale o meno. Spero di no, ma in ogni caso, boh, non credo, cioè, a meno che ci vadano tanti suoi amici, anche fosse, secondo me non ci vuole andare pure d'estate, anche perché fa caldo, non lo so, la vedo una cosa un po'. Però sicuramente è una cosa che può essere utile per tante famiglie dove magari hanno difficoltà, non sanno come fare, magari non hanno i nonni, non hanno aiuti. Quindi indubbiamente avere la scuola aperta e disponibile all'aiuto e al sostegno del genitore non è male. Quindi sarebbe bello lo mettessero opzionale, cioè se hai bisogno ci siamo e la scuola non è chiusa, quindi ti dà un supporto, se non ne hai bisogno puoi anche farti 3 mesi al mare per dire o non portarlo, non portarla, ecco. Quindi insomma, vabbè, non ho più saputo nulla, quindi se sapete qualcosa, sono curiosa di sapere se poi effettivamente l'hanno messa in pratica o meno. Basta, vado da Fede, così poi vedo un attimo di fare ancora una lavatrice, mi sistemo un po' di abbigliamento e vedo cosa preparare per cena, così mi tenete un po' di compagnia perché oggi ho tanta, tanta voglia della vostra compagnia. Buongiorno, oggi appunto è venerdì, siamo giunti alla fine di questa settimana. È un paio di giorni che non registro nulla, ma perché realmente non avevo molto da raccontarvi. Invece oggi devo fare una mega spesa perché ragazzi ho finito tutto. E quindi mi porto i bambini, li prendo da scuola e andiamo al Carrefour quello grande, dove sapete mi trovo benissimo con la tessera, con gli sconti e tutto quanto. E facciamo un po' di spesa insieme. Quindi ho pensato di portarvi con noi. E basta, adesso sto aspettando l'ora X per prendere Ale a scuola e poi aspettiamo Fede e andiamo direttamente. Tornata a casa, scusate se parlo piano, ma Ale sta facendo il riposino. Vi faccio vedere questa spesa un po' strampalata perché comunque ero con i bambini, in più avevo un po' fretta perché comunque Fede doveva ancora pranzare, quindi gli ho preso una cosa al volo, quindi non ho da farvela vedere perché se l'è mangiata. Però insomma, vi faccio vedere quel poco che ho comprato, poi sicuramente dovrò fare
un altro giro. Allora, carta igienica, ormai questa la conoscete perché ve la faccio vedere sempre, è sempre quella che prendo tutte le volte perché costa poco, ai rotoli cicciotti e profumati, quindi top. E poi ho preso anche questa perché anche questa non costa tanto, sono 2, 4, 6 anche questi. Per assurdo, sempre cicciotti, ma un pochino meno, ma è comunque super buona, super valida. 4 più 2 rotoli e anche questa sta sotto i 3 euro, quindi è ottima. Poi prendiamo questa busta. Ho finalmente, grazie a Federico, mi sono ricordata di caricare il mio microfonino perché quando devo parlare piano è utilissimo e poi soprattutto se mi sposto con la camera accesa è comodo. Quindi spero mi sentiate bene, in caso cancello tutto, tanto ormai va di moda in questo periodo. Brioscina nuova, questa è una novità, credo, novità più 50% di farcitura della Bauli al pistacchio. E visto che i bimbi adorano il pistacchio, mi hanno tipo implorato di prenderle ed erano anche, mi pare, in sconto. In sconto a 1,99 euro c'erano anche questi qua, biscotti della Colussi, con queste gocce di cioccolato a forma di cuoricino, semplici e autentiche dal nostro forno della Colussi. Novità anche questo, c'erano diversi tipi, diversi formati. Poi un pacchettino di insalata, io prendo sempre questi qua a 1 euro perché ultimamente è rincarata tantissimo, ragazze, è solo insalata, quindi insomma va benissimo anche quella da 1 euro. Ho voluto prendere questi duetti qua, duetto, salsiccia e patate. Ne ho preso solo un sacchettino perché tanto questo weekend siamo noi tre e ad Alessandra non piacciono, quindi li faremo per me e Riccardo, li faccio. Poi Ale mi ha chiesto di prendere un po' di yogurt, a lei piace un sacco lo yogurt, ma piace un po' a tutti. Quindi ho preso, erano in offerta 70 centesimi mi pare, pistacchio, caffè. Ce n'era anche un altro, ma mi sa che nell'altro sacchetto, quindi ve lo faccio vedere dopo. Rotelline di liquirizia, poi datterini sempre a 1 euro. Vedete, io vado alla, se vado alla Coop, già solo un pacchettino così di datterini mi partono quasi 3 euro. E invece al Carrefour fanno queste offertine. Questa 1 euro, quelli 1 euro. Le banane 1 euro, queste 3 mega banane. Quindi mi trovo bene. Stracchino. Anche questo era in offerta con la tessera. 4 mele, queste qua le Melinda. A me piacciono solo giallo-verdi, diciamo le rosse sono troppo farinose, non mi piacciono molto. Poi ho preso un ketchup, questo della Devlei. È piccolino, questo qua è da 2,50. Poi ho preso dello scalogno perché l'avevo quasi terminato. Ho preso anche dei prodotti da bagno, vabbè, le patate. Avevo terminato anche le patate, poi ho preso due shampoo, ma adesso ho trovato solo quello per i bambini, diciamo per Ale, perché poi alla fine Federico ormai usa quello da grande, a 12 anni, quindi si trova meglio Ale con questi qua. Per me felce azzurra classico, lo amo. Lo adoro. È una marmellatina bio, era in offerta quella bio, per quello ho preso questa, 100% frutta, quindi in teoria non ha zucchero. Quindi è questa qua di fragole. E questo è il primo sacchettino. Nel secondo invece, vabbè, lo metto, no, lo lascio qua perché sennò non ci vedete nulla. Fazzoletti. Pacchettino da 2, 4, 6, 8, 10, pagato meno di 1 euro, una cosa del genere. Qua c'è l'altro yogurt, banana, quindi ho preso pistacchio, caffè e banana. Poi ho preso un pacchettino di pane integrale, volevo prenderne qualcuno in più fresco, ma avevano poco. Poi ho preso questo shampoo qua, non l'ho mai provato, acqua di cocco e aloe vera. Non so se voi l'avete mai provato, io non l'avevo mai visto, per capelli normali, idrata senza appesantire, io adoro il cocco, quindi volevo provare. E poi ho preso questo sia per Fede che per Riccardo.
Ricottine per quando faccio la pasta, la ricotta ai bimbi che me la chiedono spesso, meglio quelle piccole, sono meglio quelle piccoline perché sennò mi rimane mezza latta aperta e si spreca un po'. Grana padano, i capelli da pazza, devo stirarli. Una busta di grana, qua c'è lo scontrino, così dopo vi dico. Ho preso anche questa salsiccia, 4 euro da fare magari con le patate. Adesso vedo quando farla. Mozzarelle e cosciottone mega di pollo che devo mettere subito, subito in frigo. E basta, una cassa di acqua Eva, che era in offerta anche quella, e ho speso sui 70 euro, 73 e 14. Quindi vado a mettere tutto in frigo e poi continuiamo questa giornata. Io vi dico che non vedo l'ora di andarmene a dormire stasera perché ho mal di testa da stamattina e non ne posso più. In più dovrei fare un sacco di roba in casa, soprattutto sistemare dei vestiti che ho già piegato. Alcuni li ho già piegati, alcuni li ho già lavati. Che sono le cosine poi per l'estate, quindi i costumini, il pigiama, i due pigiami estivi, ho lavato tutto, messo da parte e vorrei mettere tutto in una sacca tipo a parte. Adesso vedo se ne ho ancora disponibili perché rimanga tutto bello pulito per quando fa un po' più caldo, perché adesso non lo so, non. Cioè io prima sono uscita, basta che piove, io voglio il giacchetto, ancora il 100 grammi, io freddo. Il sole c'è, ma l'aria è ancora fresca, quindi ora pensare al costumino, a queste cose qua mi viene solo freddo, vi dico la verità. E quindi niente, le metto da parte per poi quando è il momento, così ce li abbiamo già. Oppure semplicemente le aggiungo al sacchettone che ho con le cose estive, gli altri costumi, telimare, queste robe qua. Basta, vado a sistemare, ci vediamo dopo. Ragazze, buongiorno, bentornate in un nuovo video. Sono qui sotto, scusatemi, ma c'ho proprio il sole sparaflesciato là che mi acceca, quindi tengo gli occhiali. Allora, è un po' di giorni che non giro nulla perché sto preparando anche dei video per voi per più avanti, quindi poi vedrete, insomma. E nulla, adesso ho portato i bambini a scuola, devo passare un attimo al mercato perché ci manca qualcosa per i secondi, quindi tipo verdura, della carne, insomma del pesce, vedo che cosa trovo, che cosa merita o meno. Volevo farmi un giretto al mercato, ma non ho fatto un giro, non ho trovato posto. Adesso aspetto ancora un attimino, poi rifaccio un altro giro e boh, quindi devo anche passare alla Coop. Passo un attimino alla Coop a prendere giusto proprio due cosine che trovo solo lì, le cose proprio che mi mancano, anche perché roba comunque ce n'è. Però volevo prendere qualcosa, ripeto, di secondi, di leggero, ecco. Oggi giretti, poi vado a casa, devo riordinare un sacco la camera da letto perché non vi dico che delirio che c'è lì dentro. Abbiamo diviso, visto per le cose estive, tolto qualcosa di invernale, qualche maglione, eccetera, eccetera. Ma quando fai queste cose, ieri poi ci siamo fermati, non avevo più voglia e quindi abbiamo tutta la roba un po' per aria. E basta, mi spiccio, la smetto di parlare e mi muovo a cercare il parcheggio. Oggi riuscirò ad andarci a sto mercato. Mi sa di no. Vediamo qua, anche
a pagamento, però neanche a pagamento. Il signore ha occupato due parcheggi. Proviamo di qua. Questo si troverà. Niente, non trovo niente. Pazzesco, già quest'ora. Ragazze, tornata a casa, ho preso veramente poco. Alla fine ho trovato parcheggio, sono andata al mercato e alla Coop non sono andata. Non avevo voglia, non avevo davvero voglia e devo fare un sacco di cose a casa, quindi niente, non sono andata. Casomai, se proprio noto che mi manca qualcosa, farò una scappata anche domani. Adesso vi faccio vedere cosa ho preso, ma proprio due cosine. Eccoci qua, allora come vi dicevo ho preso veramente pochissime cose, sono andata al banco, quello che è praticamente un girarrosto, che ha anche carne da cucinare, e ho preso 4 rollatine di pollo con il prosciutto cotto dentro, ho preso il più leggero perché l'altro era con la salsiccia, e poi ho preso più o meno 700 grammi di petto di pollo, me lo sono fatto tagliare a fettine sottili. Così ce l'ho anche da fare i ferri, insomma, anche perché voglio tenermi un attimino, quindi per pranzo mi farò due fettine di pollo ai ferri, mi finisco l'insalata oppure mi faccio due spinaci, insomma, devo cercare di, sto cercando di evitare specialmente dolci e pane. Da oggi proprio dico stop perché noto proprio che ne sento la necessità e voglio che mi rientrino alcuni capi che ho, quindi mi spiace sinceramente dover andare a comprare altre cose perché sono ingrassata, preferisco dimagrire che così è meglio. E mi ha regalato 4 uova, di solito quando spendi più di un tot ti regalano le uova e mi fanno anche comodo perché non ne ho più tantissime. Poi ho trovato il banco, quello del lunedì, ragazzi, troppo contenta perché mi sto trovando benissimo con questo qua. Infatti se lo trovate, io non so sinceramente se sia una cosa che c'è solo qui da me, adesso guardo se c'è scritto dove viene prodotto, non so dove viene distribuito, però secondo me in quei banchi che hanno i detersivi, potreste provare a vedere se, insomma, potreste trovarlo. Secondo me non so dove venga, quale sia il produttore, dove venga prodotto, però è veramente ottimo, mi sto trovando benissimo. E fatto così, fate uno screenshot magari Paolino l'ecologico, e a base di estratti derivati vegetali. Ha un profumo buonissimo, ma buonissimo, che persiste, quando lavo con questo rimane proprio tanto sui capi, quindi non serve neanche aggiungere per forza le perle, queste cose qua, perché rimangono proprio, sanno proprio di pulito, cioè buonissimo. E all'interno è un concentrato con sgrassatore e ammorbidente, 48 lavaggi ed è anche igienizzante, pH neutro. Paolino in piazza, Made in Italy, ma non riesco a capire se distribuisce in tutta Italia. Io penso di sì. C'è anche su Facebook. Provate ad aggiungerlo su Facebook, Paolino l'ecologico. Mi trovo così bene, l'ho pagato 2,50 euro. Ottimo.
Davvero, davvero ottimo, mi piace, mi piace, mi piace tanto, tanto, tanto e quindi sinceramente l'ho ripreso. Poi c'era a 2 euro, così più o meno, sì, 2 euro, il Mon Amour piccolino, quello con la nuova formula con più profumo e l'ho preso. Ne ho ancora due di quello della Lidl, tra l'altro intanto mi avete scritto che non lo trovate, mi dispiace un sacco perché io lo trovo sempre fisso alla Lidl, il Pratic. Che l'ammorbidente a 1,09 euro, quindi super conveniente ed è super buono anche quello, super profumato. Però per non andare apposta al Lidl ho preso anche uno di questi, così per un po' direi che sono super super a posto. Adesso mi ha detto che tutta roba fresca che posso congelare, quindi le rolatine le vado a congelare oppure no? No, non congelo nulla. Non congelo nulla, così stasera faccio la rolatina e a pranzo magari mi faccio qualcos'altro io. Potrei farmi il couscous con i pomodorini, che anche quello non è male. Devo trovare la ricetta, ma adesso voglio anche rileggermi un attimino il libro, quello che ho lì delle ricettine sane, così cambio un po' perché devo assolutamente fare qualcosa. Adesso devo fare colazione. Quindi mi farò un latte, un caffè latte con i cereali e stop, basta. Due porzioncine di cereali di quelle del misurino e basta. E tanta, tanta, tanta acqua poi più tardi, ma fino a pranzo non mangio nulla. Mangerò prima di prendere i bambini perché a mangiare quando arrivano noto che ho troppa fame accumulata. E quindi preferisco mangiare prima da sola piuttosto, così mangio poco e poi non ci penso più. E poi faccio mangiare solo Federico o appunto se c'è anche Riccardo, mangerà Riccardo. Basta, vado a sistemare queste cosine, ci vediamo dopo, devo fare un sacco di cose. Yeah, I got you, I got you, I got you.